Oggi vi parlo di un caso che ha fatto molto discutere nell'ultimo anno in Corea. Si tratta della morte, in circostanze misteriose, di una famosa streamer coreana. La storia inizia il 16 marzo. Il 16 marzo questa ragazza pubblica un po' strano su Instagram. Dice che smetterà di fare l'influencer. Lei faceva la BJ, quindi sostanzialmente faceva in particolare live, quindi faceva vedere com'era la sua vita, faceva un po' di beauty, eccetera. Pubblica quindi questo post su Instagram dicendo di aver bisogno di una pausa. E ha detto che però comunque forse sarebbe tornata in futuro su YouTube, ma per ora voleva vivere la vita come una persona normale. Ricercando un po', il suo passato, non c'erano stati scandali particolari, quindi nulla che effettivamente nessun motivo per cui potesse aver deciso di lasciare tutto così all'improvviso. Ha lisciato, diciamo, un po' tutti nel mistero, semplicemente con molte domande. Anche i suoi amici più stretti erano rimasti un po' spaesati da questa sua scelta, quindi le hanno scritto e lei ha risposto che in realtà voleva un attimo andarsene via, voleva staccare un po', andare via dalla Corea, in particolare perché aveva uno stalker. I suoi amici però non sembravano molto preoccupati della cosa, quindi non è che abbiano poi nei messaggi effettivamente dimostrato di farle molte domande o essere effettivamente preoccupati. Quindi evidentemente era anche una cosa abbastanza comune ed effettivamente per questo genere di personaggi lo è, nel senso faceva sì live streaming appunto su Africa TV, alcune erano anche abbastanza sexy, non sexy nel senso di quello che ci possiamo immaginare noi, però per i livelli coreani erano un po' provocanti, quindi insomma mostrava le sue forme, ecco. E aveva sicuramente una parte di fan molto ossessionati con lei e la sua immagine. Molti in realtà si immaginavano che sarebbe tornato dopo qualche mese, come fanno appunto molti, ma purtroppo non è stato così. Il suo corpo infatti è stato ritrovato dopo 2 mesi in Cambogia. Una cosa che ha fatto particolarmente scalpore è il fatto che tra le varie cose ci fossero vari segni di violenza nel suo corpo e anche il suo intimo, le mutande, fossero messe al contrario, quindi il rovescio. Cosa le è quindi successo? È stato il suo stalker? Oppure è successo qualcosa che nemmeno lei si aspettava in Cambogia? Prima di raccontarvi bene la storia, ci tengo a ringraziare come al solito lo sponsor di questo video che aiuta la creazione di questi video, dato che YouTube non li renderebbe monetizzabili. Anche per questo video il nostro sponsor è Surfshark. So che comunque moltissimi di voi già utilizzano e si stanno trovando bene, quindi sono contenta di continuare a collaborare con loro. Surfshark è appunto il VPN che potete usare sia sul cellulare che sul computer, che vi permette di far finta di essere in altre nazioni. E questo vi torna utile per una serie lunghissima di motivi. Prima tra tutti, naturalmente, aiuta a proteggervi online ed è molto importante, quindi anche se fate acquisti, tutti i vostri dati, le vostre password sono protette se utilizzate un VPN, è più difficile che riescano a tracciarvi. Un altro motivo è appunto per riuscire a vedere tutti quei contenuti che sono, se no, bloccati nella vostra regione. Io, per esempio, ancora lo utilizzavo per vedere le serie TV italiane, tipo sulla Rai o sulla Mediaset, tipo programmi trash più che altro, tipo il Grande Fratello. Perché non si possono vedere all'estero. Adesso qui in Italia lo guardo per vedere i drama coreani che non sono ancora usciti in Italia, tipo su Netflix. Quindi ci sono diversi motivi per cui utilizzarlo. Un abbonamento può essere utilizzato su dispositivi illimitati e anche contemporaneamente. Quindi se volete lo potete anche condividere con i vostri amici. Io come al solito vi lascio il codice sconto che è PersinKorea, che vi dà l'83% di sconto più 3 mesi gratis. Continuiamo adesso con la storia. Questo è un caso che è ancora in corso e quindi tantissime altre novità potrebbero uscire in questi mesi. Già ad oggi però si hanno molte informazioni. Il primo posto che è stato messo sotto investigazione dalla polizia è stata una clinica che è apparentemente l'ultimo posto che la ragazza ha visitato prima di sparire e prima che il suo corpo venisse ritrovato. Si tratta di una piccola clinica a gestione familiare di una coppia di cittadini cinesi residenti in Cambogia. Dal cartello fuori, scritto in cinese, si poteva vedere le varie tipologie di trattamenti che facevano. C'era medicina occidentale, orientale, pediatria, chirurgia, ginecologia, dermatologia, acupuntura, insomma, praticamente una clinica specializzata in tutto. Già lì è abbastanza ambiguo e si tratta
di una clinica molto piccola a gestione familiare, quindi non un vero e proprio ospedale. Quindi già era molto sospetto il fatto che un posto così piccolo potesse essere specializzato in così tante discipline. Sono state naturalmente intervistate le persone che abitavano nel quartiere e a detta loro non avevano nemmeno molta clientela, non avevano mai visto nessuno entrare e uscire dalla clinica, quindi era un posto abbastanza ambiguo anche secondo le persone che ci abitavano. Si speculava che facessero riciclaggio o qualche altro tipo di attività non meglio definita, però erano tutte speculazioni, insomma, dicerie di paese. Lì vicino c'era anche un cantiere in costruzione e un giorno una delle persone che lavoravano in questo quartiere era una persona che andava lì tutti i giorni molto molto presto e il 6 giugno andando a lavorare in realtà ha scoperto qualcosa che non avrebbe dovuto scoprire. Come al solito, lui arrivava presto, controllava che fosse tutto a posto. Era anche periodo estivo, quindi c'erano molte piogge e molte delle costruzioni, delle parti in costruzione, era comunque ancora all'inizio il cantiere edile, quindi non c'era già il palazzo, però c'erano vari mucchi di materiali, erano coperti con dei teli, ma nota subito qualcosa di diverso dal solito. In uno di questi teli di plastica, dato che aveva piovuto molto, c'era molta acqua all'interno, però vede qualcosa galleggiare su questo telo di plastica. Pensa si tratti di spazzatura. In realtà, però, avvicinandosi, nota che si tratta di un tappeto e che da questo tappeto arrotolato uscivano dei piedi. Terrificato, naturalmente, il signore chiama la polizia e ben presto si scopre che in realtà all'interno del tappeto c'era il cadavere di una donna. Il corpo era già in fase di decomposizione, infatti era rimasta immersa nell'acqua per tutta la notte, il che aveva appunto velocizzato questo processo. Si potevano però ancora riconoscere diverse ferite su tutto il corpo, come se fosse stata per esempio vittima di una rissa. Il primo step è quindi riuscire a capire chi è, identificare la vittima. Ben presto riescono a identificare il corpo e si scopre appunto essere quello della streamer. Viene reso noto alla stampa e i fan per primi iniziano a indagare, controllano i vecchi post alla ricerca di persone sospette che potessero essere magari accusate per quello che era successo, però effettivamente questa ragazza non aveva mai avuto scandali, non era una personalità particolarmente problematica, appunto come molto spesso capita con i BJ, aveva dei contenuti che potevano essere un po' provocanti, ma mai proprio espliciti espliciti. In realtà veniva definita come Beagle, che un po' brutto da dire, è un slang coreano che sta per baby face e glamour body, B come baby face e girl come glamour body, quindi una ragazza con un viso molto carino e cute e un corpo voluminoso, cioè con un bel seno, insomma con le curve dove devono essere. Si suppone quindi che magari fosse magari qualcuno dei suoi fan che infatuato da lei l'avesse stalkerata ed infine poi attaccata. Naturalmente si tratta comunque solamente di supposizioni. Si scopre che lei aveva deciso di andare in Cambogia in vacanza e doveva rimanere a casa di una coppia di amici. In realtà non si sa molto nemmeno di questa coppia di amici, dato che non sono stati resi pubblici. Non si sa chi siano, non si sa nemmeno se siano coreani o delle persone della Cambogia. Si sa solo che abitavano in un appartamento di lusso, quindi comunque facevano una bella vita. Era andata subito nel loro complesso di appartamenti, aveva iniziato a svuotare le valigie, si era riposata e il giorno successivo, il 3 giugno alle 11:58 di mattina, si vede la ragazza che viene filmata dalle telecamere mentre cammina. Sembra essere molto sicura di dove sta andando, cioè non come quando sei magari in una nazione straniera che controlli il cellulare per vedere la mappa, no. Sembrava che sapesse esattamente dove stava andando, come se già conoscesse il posto, e la si vede entrare direttamente all'interno della clinica. La clinica, tra l'altro, aveva solo insegne scritte in cinese, nessun'altra lingua, quindi o parlavi cinese o sapevi che dovevi andare lì perché sennò non si capiva che cos'era. Anche il fatto che fosse scritta solamente in cinese faceva pensare che fosse appunto riservata a una clientela cinese o comunque
che magari abitava in Cambogia, o per turisti, nessuno del quartiere, infatti, era mai stato lì o si era interessato di andarci. Naturalmente, tu vai in un ospedale dove capisci quello che c'è scritto, se già è scritto in una lingua che non conosci, capisci di non essere, diciamo, il benvenuto. Nonostante poi lì fuori ci fosse scritto che facevano diverse procedure mediche, in realtà poi si è scoperto che nessuna delle persone che lavorava all'interno di questo ospedale, quindi questa coppia, aveva in realtà una licenza medica. Di base, per la medicina orientale non serve una laurea in medicina, questo è vero, ma servono comunque delle licenze. A detta della coppia che appunto lavorava all'interno di questa clinica, era la proprietaria della clinica, non avevano effettivamente le licenze, ma la moglie, a detta sua, in realtà veniva da una famiglia di medici che le avevano insegnato il tutto del mestiere e lei aveva poi insegnato al marito come fare. E quindi avevano deciso di aprire questa clinica per iniziare un business e poi mantenere la loro famiglia, dato che avevano avuto anche da poco un bambino. Il tutto molto sospetto, sicuramente non legale. Il primo giorno rimane all'interno della clinica per circa un'ora e mezza e viene vista poi uscire. Ritorna poi il giorno seguente, la seconda volta. Questa volta però non esce mai più dalla clinica. Il secondo giorno, appunto, come vi ho detto, si vede lei che esce di nuovo di casa, sempre dalle telecamere di sicurezza. Questa volta sono le 4 e esce con gli stessi vestiti del giorno precedente. Anche questo ha fatto un po' insospettire le persone, in realtà erano vestiti molto comodi e la clinica si trovava molto vicina a dove lei abitava, quindi magari era semplicemente vestita da casa ed era uscita. Non so se fosse quello lì effettivamente una cosa importante. Comunque aveva gli stessi vestiti del giorno prima. Anche questo secondo giorno si vede camminare tranquilla, camminava senza problemi. Arriva alla clinica poco dopo. Dopo circa un'ora e mezza, quando in teoria era il momento che uscisse, se fosse stato come il giorno precedente, la porta della clinica, che era rimasta aperta tutto il tempo, si chiude all'improvviso e le luci dell'ospedale si spengono. Alle 6 e 12 poi, quindi nel tardo pomeriggio, si vede una donna che esce dalla clinica. Probabilmente si tratta della moglie. Controlla la strada e poi ritorna dentro. In quel momento si riaccendono le luci. Non succede poi nulla per qualche ora fino alle 9. A questo punto esce il marito, se ne va a piedi e ritorna con una Vespa a prendere la moglie e se ne vanno assieme, chiudendo la clinica. Di base uno si aspetta che sia finito tutto lì, in realtà no, perché all'una di notte arriva la macchina. La macchina parcheggia quasi all'interno della clinica, quindi non si riesce a vedere, diciamo, il bagagliaio dalla telecamera. La moglie scende dalla macchina e entra nella clinica mentre il marito appunto parcheggia. A questo punto abbiamo questa macchina che è parcheggiata con il bagagliaio che non si vede. Sono entrambi scesi e sono entrambi entrati in clinica e poi si vedono riuscire di nuovo e andarsene. La stessa macchina viene poi vista vicino al cantiere, quello dove era stato appunto ritrovato il corpo il giorno successivo, fare avanti e indietro per ben 5 volte. Il giorno dopo è quando appunto viene ritrovato il cadavere. Iniziano quindi gli interrogatori contro la coppia. Il marito però cambia versione diverse volte. La prima volta dice che la ragazza aveva chiesto una iniezione di un tipo di sciroppo cinese, un'iniezione al plasma che aiutava il sistema immunitario. In realtà è una cosa abbastanza basic, non un'iniezione particolarmente, diciamo, complicata. Dopo l'iniezione, però, la ragazza aveva iniziato ad avere delle convulsioni. Appunto, questa teoria non convince molto perché questo tipo di iniezioni è un po' come prendere degli integratori, quindi ci sono molte poche possibilità che effettivamente ci sia questo tipo di reazione, a meno che magari la siringa non fosse stata contaminata o avesse lei particolari allergie. L'uomo dice quindi di essere andato nel panico. La ragazza era lì morta, però non voleva andare dalla polizia essendo straniero, e nel panico hanno deciso di andare e far sparire il corpo. Hanno poi ricambiato storia. Hanno detto che la donna era entrata che già non stava bene, che diceva che non riusciva a dormire, che voleva dei trattamenti. Avevano però visto che aveva diverse punture sul corpo, in particolare sui glutei, e quindi non avevano voluto somministrarle altro, anzi, assolutamente no. Anzi, le hanno semplicemente proposto di rimanere lì a riposarsi. E la ragazza si sarebbe quindi addormentata sul letto e l'avrebbero poi ritrovata qualche ora dopo con la bava alla bocca morta. Il dottore quindi aveva fatto un po' la parte della persona che era preoccupata, aveva detto: oh, magari questa si è fatta di qualche droga strana, non voleva darle altre cose. Però anche questa versione non è che abbia molto senso. Infatti, se fosse stata stanca, semplicemente sarebbe potuta tornare a casa dei suoi amici, dato che erano
10 minuti a piedi, senza contare che la donna ci è andata per ben due volte in quella clinica. E se il primo giorno ti dicono no, guarda, non ti vogliamo dare niente, non è che ci torni poi il secondo giorno sempre per andare a dormire. È un po' strana la cosa. Una volta comunque scoperto che la donna non respirava, anche in questo caso ha detto che appunto invece di chiamare la polizia aveva deciso di darle 4-5 pastiglie di erbe medicinali cinesi. Anche qui molto strana la cosa, perché se la donna era svenuta, come le aveva fatto far prendere le pastiglie non si sa. Le aveva dato anche una maschera per l'ossigeno per cercare di rianimarla, però purtroppo non c'era stato modo di fare. Dice anche che la moglie non era lì presente, anche se si sa dalla telecamera di sicurezza che lei era all'interno della clinica, ma dice che la donna stava guardando il bambino e quindi non sapeva nulla di quello che era successo. Naturalmente l'uomo si pensa che stia cercando di proteggere la moglie, dato che comunque hanno un bambino piccolo. Il marito stesso ha detto appunto che averla messa nel bagagliaio è stato lui da solo quando la moglie era in bagno, poi aveva accompagnato la moglie in un ristorante e lui era andato a sbarazzarsi del cadavere, quindi che la moglie di questa storia non ne sapeva niente. Dice infatti che lui non aveva assolutamente mai detto che aveva fatto delle iniezioni, quindi come la sua prima versione, ma che era il governo che lo voleva ingannare perché era cinese e quindi volevano rinchiuderlo. Insomma, si tratta effettivamente di una situazione complicata in cui l'accusato e la vittima sono entrambi stranieri ma di nazioni diverse, ed è quindi difficile anche a livello diplomatico riuscire a risolvere il caso. Naturalmente a questo punto ci sono un sacco di domande. Il secondo giorno che lei era arrivata in Cambogia si era diretta lì direttamente, tra l'altro una clinica che non era gestita da coreani o da persone locali, ma da delle persone che non c'entravano nulla con lei. E non c'era andata solamente il primo giorno, ma anche il secondo giorno, sempre lì, sempre in quella clinica, come se già la conoscesse o magari qualcuno gliel'avesse raccomandata. E era effettivamente una clinica che non è che ti ispirasse proprio questa gran voglia di andare ed entrarci. Comunque ancora gli ospedali sono molto puliti, alla moda, eccetera. Se uno deve andare in un ospedale coreano, comunque va in posti che sembrano perlomeno sicuri. Quella clinica non sembrava sicura. Si inizia quindi a fare supposizioni sul perché ci sia andata. Alcuni iniziano a ipotizzare che sia per la chirurgia plastica, però obiettivamente non ha molto senso, soprattutto considerando che in Corea costa molto poco, sicuramente non poco magari quanto la Cambogia, per carità, però la Corea è comunque super avanti nel campo della chirurgia plastica. Vengono persone da tutto il mondo in Corea per rifarsi, quindi non vedo perché che lei avrebbe dovuto andare in Cambogia a rifarsi quando lo poteva fare benissimo in Corea, le sarebbe probabilmente costato meno di fare il viaggio. Lei tra l'altro è un influencer, quindi il suo aspetto fisico era molto importante, non si sarebbe probabilmente mai affidata a una clinica che non era sicura o non fosse comunque rinomata. Tra l'altro, essendo influencer, magari avrebbe potuto avere anche delle collaborazioni, essere sponsorizzata da cliniche, quindi non è che ci stia molto come teoria. Era comunque poi, tra l'altro, lei una ragazza con parecchi soldi, aveva comprato una casa a Gangnam, che è appunto uno dei quartieri più costosi. Non aveva quindi assolutamente senso che fosse andata all'estero proprio per rifarsi o anche semplicemente per curare delle malattie, dato che comunque in Corea gli ospedali ci sono privati, comunque hanno dei buoni medici. In realtà appunto il cadavere si è visto aveva delle iniezioni sui glutei e pensano che si fosse fatta tipo del filler ai glutei. Nessuno dei suoi amici però sapeva di questa cosa, e onestamente parlare di chirurgia plastica in Corea è una cosa assolutamente comune, soprattutto tra amici, familiari, cioè si parla in modo super tranquillo, quindi se avesse voluto rifarsi il sedere o farsi il filler non sarebbe stata una cosa così strana. Un'altra opzione era quindi quella che fosse andata lì per qualcosa di illegale. Ora vedremo di capire cosa poteva essere. La seconda è la teoria delle droghe. In Corea, come sapete, sono strettamente illegali e capita in realtà abbastanza spesso, quando capita, che i coreani vadano all'estero proprio per questo motivo. Quindi non sarebbe effettivamente strana la cosa. Si spiegherebbe anche come mai la clinica non avesse dei veri e propri clienti, perché in realtà non è che curassero le persone, ma vendevano altro. Si pensano che sia stato il propofol la iniezione che gli è stata fatta. Questo è un anestetico molto potente che si può prendere solamente quando qualcuno è presente, quindi non è che ve lo potete iniettare da soli. E potrebbe effettivamente essere letale, quindi è molto molto controllato.
In Corea è tra l'altro abbastanza di moda ultimamente, specialmente tra le persone famose, perché aiuta a dormire, a rilassare. C'è stato in realtà, ci sono stati diversi scandali di attori, cantanti, eccetera, che si è scoperto ne facevano uso, magari nelle loro macchine volevano dormire tra una schedule e l'altro e si facevano di queste cose, quindi in realtà è abbastanza una hot issue quest'anno in Corea. E tra l'altro c'è stato anche in passato, non troppo tempo fa, anche il caso di un comico coreano che era andato in Cambogia proprio per questo tipo di iniezioni ed era morto. Quindi diciamo che una delle teorie più gettonate è stata proprio questa. In realtà poi è stata fatta un'autopsia molto tempo dopo in realtà che la vittima è stata ritrovata, e dall'esame tossicologico non risulta che ci fosse in corpo, però appunto è un'autopsia che è stata fatta molto tempo dopo dalle autorità della Cambogia, quindi va presa abbastanza con le pinze. La terza opzione era quella dell'abuso. Questo viene ipotizzato per il fatto che non solo aveva molte botte effettivamente come se fosse stata picchiata, ma anche le mutande fossero messe al contrario, quindi con l'etichetta di fuori, per farvi capire. Il problema è appunto che ci impedisce di definire quale sia effettivamente la causa è stato il fatto che l'autopsia non sia stata fatta subito perché i genitori stessi di lei non avevano voluto. Il fatto tra l'altro che non sia stata fatta un'autopsia, a mio parere, anche su richiesta dei genitori, è un po' strano. Io da genitore vorrei che venisse fatta un'autopsia se scopro che mia figlia è morta, soprattutto all'estero, se non si sa perché. Cioè, io vorrei obiettivamente che venisse fatta. È vero che in Corea, magari per motivi religiosi, molti non vogliono. Resta il fatto che, secondo me, è un po' sospetto anche il fatto che i genitori non abbiano voluto fare l'autopsia subito. Cioè, molto strano secondo me. Naturalmente ci sono tantissime domande al riguardo. L'orario della morte è stato costato per le 6 di pomeriggio, quindi dopo 2 ore dell'arrivo, e avevano avuto tutto il tempo poi per chiamare la polizia, quindi come mai non avevano chiamato la polizia? Questo secondo me è anche perché sono stranieri e quindi in parte sicuramente magari non si fidano del sistema giudiziario della Cambogia, non essendo quello della loro nazione. E spesso in Cambogia, la Cambogia è famosa perché le procedure sono molto lunghe, ci sono persone che rimangono detenute per anni prima del processo, quindi persone che non sono ufficialmente colpevoli ma rimangono detenute per anni e anni e anni prima magari puoi scoprire che in realtà sono innocenti. Quindi diciamo che già c'è questa nomea in Cambogia, uno dei motivi per cui non abbiano fatto la denuncia subito potrebbe essere questo. Erano inoltre una famiglia abbastanza povera, quindi non potevano effettivamente permettersi che qualcuno li difendesse in una nazione straniera. Si tratta quindi di un caso con ancora tantissime domande, non si hanno delle risposte certe, ma solamente tantissime ipotesi. Personalmente trovo tutte le ipotesi un po' strane, nel senso, chirurgia plastica sicuramente, personalmente, non penso c'entri. Il fatto che sia andata lì per farsi qualche iniezione lo trovo probabile, nonostante poi appunto dall'autopsia risulti che effettivamente non aveva assunto nulla. Però rimane strano il fatto che avesse un sacco di ematomi sul corpo, come se fosse stata picchiata. La parte però della violenza fisica la trovo un po' strana perché nella clinica c'erano solamente il marito e la moglie con il neonato, e mi pare strano che il marito potesse aver fatto delle violenze su una paziente con la moglie e il neonato lì vicino, non lo so, e poi la moglie l'avesse aiutato a insabbiare tutto, sembra parecchio strano. Poi il fatto anche delle mutande messe al contrario, cioè oddio, può capitare che uno magari della fretta delle metti e sono al contrario, cioè ci può stare. Quindi sicuramente è una storia che ha ancora tantissime domande che sono senza risposta. Sono quindi curiosa di sapere voi cosa effettivamente ne pensate di questa storia e qual è secondo voi il motivo per cui è effettivamente morta e il motivo per cui lei è andata per 2 giorni di seguito nella stessa clinica. Spero sia stato interessante scoprire nuovi casi di cronaca qui in Corea. Fatemi sapere se ne volete sentire altri e noi ci vediamo settimana prossima con un nuovo video.